Ciao bambini, io mi chiamo Laura, voi? Filippa. E tu invece? Marta. Marta, che classe fate? Quarta B. Quarta B. Quarta C. Ma come si chiama questa scuola? Parolari. E dove ci troviamo? Dove siamo? Nel giardino della scuola. Ma siamo in provincia di? Venezia. Esattamente, come si chiama questo paese? Zelarino. Zelarino. Allora, benissimo, allora abbiamo inquadrato. Siamo a Zelarino nella scuola Parolisi. Cosa sta... Parolari, ecco, ho già sbagliato. Parolari. Cosa state facendo? Cosa state imparando, bambini? I tipi di frumento. Sì. Il grano. Allora, per esempio, qua io vedo scritto orzo, vero? Sì. E poi che cosa abbiamo qui davanti? Farro. Farro. E poi ancora che cosa c'è? La farina di farro, frumento. Eccolo qua. Questa che cos'è? Che cos'è quella che tieni in mano? Il frumento. Aspetta che mi sposto e lo facciamo dire a questa bimba. Tu sei? Sofia. Sofia. Che classe fai, Sofia? La quarta. Anche tu la quarta. Che cos'è che tieni in mano? Frumento. Frumento. Vi piace la giornata di oggi? Un po' diversa da... dal solito. Vero. Ma è meglio studiare sui libri oppure vedere queste cose? Vedere la natura. Vedere la natura. Grazie bambini e buon laboratorio didattico. Grazie. Volentieri. Eccoci qua, questa è la cagliata che abbiamo tagliato, ok? Che cosa bisogna? Guardatelo bene questo tegamino, cosa vedete adesso? Vedete latte? No, formaggio tagliato. Adesso c'è un liquido, che colore è quel liquido che io vedo? Giallo. Giallo. Il liquido giallo sarà latte? No. Il latte ormai si è trasformato. La cagliata è stata tagliata e il liquido giallo si chiama siero. Come si chiama questo liquido? Siero. Ma allora se c'è il siero, lo sapete questo bianco cos'è? Formaggio. Questo è formaggio. Noi adesso dobbiamo lasciare riposare ancora un po' il tegamino, perché il siero deve uscire ancora di più e il formaggio diventa un po' più compatto, più solido, ok? Abbiamo scoperto come si fa il latte. Il formaggio. Il formaggio. La mandiamo a scuola allora. Mara Longhin, presidente delle donne in campo della CIA. Allora, ti vediamo in una veste che forse è la tua preferita, vogliamo dirlo. Certo. Allora, che cosa hai spiegato fino adesso ai bambini? Beh, abbiamo visto un po' che cosa sono gli alimenti che le mie vacche mangiano e dopodiché siamo passati a vedere come il latte si trasforma alla fine in formaggio. Sono semplici passi, però molto importanti, dove i bambini vengono anche a conoscenza della terminologia e quindi di termini tecnici proprio utilizzati nella caseificazione. Anch'io non l'ho fatta, voglio fare anch'io questa candela. Altro laboratorio, altri bambini, altri protagonisti di questa giornata. Cosa state facendo, bimbi? Ciao, tu sei? Michela. Michela, che classe fai, Michela? Quinta. Quinta. Allora, che cos'è che ti sta spiegando questo ragazzo? Stiamo facendo una candela. Una candela, ma è una candela un po' particolare. Che cos'è questa cosa qui? Cos'è questo materiale con cui stai facendo la candela? Cera. Cera. Ma e chi è che fa la cera? Ciao, tu sei? Ginevra. Ginevra, chi è che fa la cera? Chi è che lo sa? Chi è che fa la cera? Neapi. Ciao, tu sei? Elisa. Allora, ti piace? Cosa stai facendo? Una candela. Allora, quindi le api producono? Questa cera. Sì. E chi è che te l'ha spiegato? Eccolo qua, andiamo a chiedere a lui. Ciao, tu sei? Ciao, Lorenzo. Ciao, Lorenzo. Allora, mi sembrano interessati questi bimbi, eh? Eh beh, certo, quando c'è da fare qualche lavoretto sono sempre interessati. Cos'è che gli hai detto? Cos'è che no, gli ho spiegato. Stiamo cercando di fare delle candele con la cera che fanno le api. Spiegando appunto da dove deriva la cera
e un po' come lavorano le api, come fanno il miele. I bambini sono sempre interessati a vedere queste cose qui. Grazie, allora ne sentiamo un'altra. Allora, come sta venendo questa candela? Hai qualche difficoltà? Tu l'hai già fatta, bravissima. È profumata? Sì. Sentiamo, posso sentire anch'io? Profumatissima. Adesso a chi tocca? A che gusto è? Al miele. Al miele, giusto, giusto. Però le api. Bravissima. E come fanno a produrlo? Allora, questo è difficile. Allora, vanno un suggerimento. I fiori. Sì. Poi lo prendono e vanno sul suo alveare a produrlo e fanno il miele buono. Vedo che sei stato bravo, hai insegnato bene. Che tutti possono mangiarlo, se no sarebbe cattivo comprarlo, no? Dopo aver sentito la voce di quelli che sono i protagonisti di questa giornata, cioè i bambini, diamo il benvenuto ad un altro ospite. Siamo insieme a Sandro Simionato, vice sindaco di Zelarino. Allora, Venezia. Del comune di Venezia. Allora, siamo qui in questa giornata baciata dal sole, una bella festa, insomma, di iniziative così forse dovrebbero essercene di più? Sì, credo proprio di sì, insomma, c'è un plauso davvero alla Confederazione Italiana degli Agricoltori, alla CIA, insomma, per questa loro progettualità che mettono a disposizione delle scuole. Credo che riportare una vicinanza diretta tra bambini che vivono ormai di fatto in città, insomma, e che non conoscono la realtà della nostra campagna, sia un'operazione intelligente e utile. Intelligente a livello di conoscenza, insomma, in un momento formativo come quello della scuola elementare, credo che questa sia assolutamente importante. E poi anche utile per cominciare a costruire un cittadino consumatore responsabile, insomma, sapere che cosa succede, cosa si produce, la stagionalità dei prodotti, le tecniche di produzione, aiuta poi da adulti anche ad essere in grado di scegliere consapevolmente uno stile di vita, un'alimentazione e quindi di conseguenza una qualità complessiva della vita propria e della propria famiglia e della propria città. Grazie a Sandro Simionato, vice sindaco di Venezia. Grazie. Chiudiamo qui da Zelarino insieme a Lucio Gianni, assessore all'agricoltura e alle attività produttive della provincia di Venezia, e Paolo Quaggio, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia, che ha promosso, organizzato questa giornata. I bambini, assessore, mi sembrano davvero coinvolti in un'attività che vedono forse per la prima volta. Ma è logico che l'educazione inizia dalla tenera età. Se noi pensiamo di dover cambiare le abitudini degli adulti, la cosa è assolutamente assurda, è difficile. Noi dobbiamo cominciare a insegnare a questi bambini, con il gioco magari, insegnare, avvicinarli a quelli che sono i prodotti tipici della nostra terra, insegnare quella che è la stagionalità, insegnare quello che sono quelle cose che fanno bene mangiare. Cioè, giocando, facendoli divertire, li avviciniamo a quei prodotti che magari spesso i bambini non amano, quindi il prodotto della terra, l'ortaggio, quindi la frutta, quei prodotti che sono soliti evitare perché magari sono più veloci, sono più dedicati alla merendina che ci giunge attraverso i mass media di tutti i giorni, quindi la merendina pubblicizzata che noi non sappiamo cosa contiene alla fin fine dentro. E sono un po' restii ad andare verso quelli che sono invece i prodotti, quindi la verdura, verso la frutta fresca. Grazie assessore, quindi un po' abbiamo parlato di un ritorno alle origini, a quello che siamo, ed è giusto, insomma, impartirlo ai bimbi. L'iniziativa della CIA è legata proprio al discorso che ha fatto l'assessore in questo momento, cioè la vita moderna, diciamo così, ha portato a un netto allontanamento di quello che sono le conoscenze della produttività agricola italiana, Veneto in particolare, che non dimentichiamo appunto è una regione molto agricola sotto tutti i punti di vista, ha sicuramente prodotti di altissima eccellenza a livello non solo locale ma a livello mondiale, diciamo. Per cui il fatto di portare a conoscenza, diciamo, proprio dei più piccoli
la tipicità dei nostri prodotti, la stagionalità dei nostri prodotti, è un insegnamento fatto proprio per il domani. Se conosci il territorio, se conosci i prodotti, hai la possibilità sicuramente un domani di alimentarti anche nella maniera più giusta. Le merendine, per carità, io non le demonizzo, però sicuramente la conoscenza pratica di quello che è la produzione del Veneto e della provincia, ma della regione, sicuramente favorirà, io lo spero profondamente, quello che è poi l'alimentazione futura di questi ragazzi, insomma. Io ringrazio Paolo Quaggio, presidente della CIA di Venezia, grazie a Lucio Gianni, assessore all'agricoltura della provincia di Venezia, qui da Zelarino, da questa scuola è tutto, ridiamo la linea alla regia, grazie.